Voci.fm, il sito delle voci. Massimo Lopez su Voci.fm, sta comodo? Sì, abbastanza. Io un po' meno, ma facciamo finta di nulla. Va bene. No, mi alzerei anche, solo che dovrei fare scomodare tutti. Non si preoccupi. Massimo Lopez, ma che ci fa con la sua voce? Di tutto di più. Beh, è lo strumento col quale, che amo e che, col quale gioco. Gioco, ho sempre giocato e continuo a giocare. Abbiamo visto anche Ok a tale quale show, si è divertito nelle edizioni passate, però lì doveva trasformarsi completamente. Invece quando si parla di doppiaggio il corpo non aiuta? No, il corpo... L'immagine, intesa come immagine. In quel senso, perché poi il corpo aiuta secondo me, perché devi starci dentro proprio, ma devi trasformarti in quell'altra persona, in quella persona che è lì, quindi è doppiamente un lavoro da attore in tutti i sensi. E io spero che questo doppiaggio, che è una eccellenza, è sempre stata un'eccellenza italiana nel mondo, spero che continui a esistere e non si lasci sfuggir via, perché c'è un po' la tendenza a poi a perdere un po' tutte le nostre eccellenze. Spero che questa continui davvero. Chi guarda i grandi doppiatori e i grandi attori pensa sempre, insomma, che nessuno sbaglia mai, e invece è capitato ogni tanto di sbagliare. Ci racconta una cosa che magari stava lì e ha pensato: questa proprio non ci riesco, magari agli inizi della sua carriera. Ma diciamo che gli inizi della mia carriera, diciamo che prima degli inizi della carriera ho sempre pensato di sbagliare tutto, perché ho detto non ce la farò mai e quello che vorrei fare non ce la farò. Però poi ho iniziato davvero con tanta umiltà, ho iniziato facendo piccole cose, quindi, e mi sembravano di una difficoltà insormontabile anche il dire una sola battuta, e mi prendevano in giro, che diceva: tu per 8 anni in teatro dici sempre una battuta, poi l'anno dopo un'altra in più, beh, tornassi indietro lo rifarei. Quindi possiamo rassicurare i ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera che se anche all'inizio sbagliano oppure pensano che sia difficile, ce la possono fare? Sì, ce la possono fare, soprattutto devono comunque veramente non porsi il limite del tempo dicendo entro un anno devo fare tutto, devi dirlo entro la vita spero di fare il più possibile, perché questo è l'unico lavoro che te lo consente, anche a poi arrivare anche a 70 anni a iniziare a fare questo lavoro se ti piace. Quindi bisogna approfittare e dilungarsi nel tempo e perfezionarsi nel tempo. A Voci.fm un saluto affettuosissimo da me, Massimo Lopez. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm gratis su App Store e Google Play.